ecco la primavera e nespolo giullare. Tempo d'innamorare e star con lieta cera. Ciao, sono Manuel Bruttomesso, in arte Nespolo lo giullare, ho 34 anni e vivo a Torino. Ho iniziato a fare spettacolo 19 anni fa, nelle feste medievali principalmente, feste di compleanno facevo, e poi mi sono formato come attore. La particolarità del mio lavoro è che io lavoro su un repertorio, quindi su una base di un repertorio ampio riesco a formare uno spettacolo. Di solito faccio tre interventi da 30 minuti diversi, oppure uno spettacolo da un'ora. Quello che cambia il repertorio è lo spazio dove sono e il pubblico soprattutto. Sono molto attento alle persone che ho davanti, quindi se ho un pubblico di adulti piuttosto che un pubblico di bambini, ecco, cerco sempre di coinvolgere tutti, questo per me è importante. Allora qui di solito la gente inizia a battere le mani a tempo, così. Lo spettacolo è uno spettacolo divertente, comico, e include numeri di giocoleria, di equilibrismo, quindi con dei virtuosismi concreti, ha testi dalle poesie a delle barzellette, tutto quello che serve per tenere una piazza. Sono in grado sia di coprire dei buchi di spettacolo, quindi riesco a organizzare lo spettacolo sulla base delle... Riesco a organizzare lo spettacolo sulla base delle esigenze del cliente, del tipo se devo fare una cena faccio degli interventi da 10, 7, 8 minuti, 15 minuti, 7, 8 minuti, 7, da 10, 15 minuti. I miei personaggi sono personaggi medievali, e riprendono tutti degli animali, quindi si adattano molto bene anche al fantasy. Quindi abbiamo il principe Ranocchio, il rinconiglio, l'appetito, cercamon la volpe e il pettigrosso. Poi ce ne sono anche altri per altre situazioni, ma questi sono i principali. Non sono spettacoli diversi, come dicevo prima, è sempre lo stesso spettacolo portato da personaggi diversi e ogni personaggio ha delle caratteristiche specifiche di animazione e di interazione con il pubblico. Oltre che lo spettacolo, il mio servizio è un servizio anche di animazione itinerante. Posso stare arrampicato da qualche parte a fare cra 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 per un'ora, diventa un'immagine che vive, no? E quindi la gente trova questo qui, vestito da Ranocchio, arrampicato lì sopra e che fa cra cra cra. Ma prima non lo vede, perché magari arrivando da là in fondo sente cra 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 e dice: ma cos'è questa cosa? Poi mi trova, giusto? E io non interagisco, più o meno. Si fa: ma cosa ci fai lì? Cra, 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 cra. Sì, però cra, 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 cra. Beh, facciamogli una foto. E così che funziona. Ogni personaggio ha la sua caratteristica principale, no? Il rinconiglio rappresenta un po' la follia. Il principe Ranocchio è la rana che fa cra, cra, cra. C'è il pettigrosso, l'uccellino. Però, quello che veramente cambia è il luogo dove io lavoro. Quindi arrivo sempre un po' prima, guardo al luogo dove sono e mi faccio un'idea delle cose che posso fare in quel luogo. Per quanto riguarda lo spazio del mio spettacolo, ideale per lavorare bene è un 6 metri per 4,
altezza almeno 5 metri. Al di là di queste misure qui, io riesco ad adattare lo spettacolo allo spazio che c'è, quindi se siamo in un ristorante ed è più stretto, ovviamente questo comporta che dovrò fare alcune cose e non potrò farne altre. Per qualsiasi ulteriore informazione, resto a completa disposizione. Potete contattarmi, potete visitare il mio sito www.nespologiullare.it e grazie. Nespolo giullare, nespolo giullare, nespolo giullare, bello da impazzire. Nespolo giullare, resta nel mio cuore.